Della Repubblica. Oggi ingresso gratuito in tutti i musei statali a Siena, visite guidate anche a Villa Brandi, alle porte della città, aperta al pubblico solo in determinate occasioni. Iuri Guerranti. Dalle finestre del secondo piano si può ammirare un bel panorama su Siena. Villa Brandi, ubicata a Vignano, a pochissimi chilometri dalla città, non è sempre aperta al pubblico. Gestita dalla Pinacoteca Nazionale di Siena, apre le sue porte in determinate occasioni, come per la Festa della Repubblica. Abbiamo pensato di, visto l'occasione, di visitare la villa. Bellissimo, sì, è una cosa mai vista. Bella giornata, passarla così. Per me è stata una scoperta veramente molto bella. Nello scorso secolo il padrone di casa Cesare Brandi, critico d'arte di fama nazionale, ospitava qui importanti artisti del Novecento, da Guttuso a Burri, pittori e scultori che non mancavano di regalare a Brandi le loro opere, in parte ospitate ancora oggi nella villa. Qui parlavano di cultura, di arte e quindi qui questa villa è importante perché oltre ad esserci delle opere lasciate in donazione da questi artisti a Cesare, si vive e si respira l'arte e la cultura come se Cesare Brandi fosse ancora qui fra noi. Alla sua morte, Brandi lasciò in eredità allo Stato la villa e le opere. È un'introspezione dentro una famiglia straordinaria. Ogni stanza ha un pezzo di storia e di cultura. Ci ha sorpreso anche i ricordi che suscita per l'arredamento, per la posizione.